Carissimo concittadino, questo mio messaggio nasce per una doverosa necessità di chiarezza e limpidezza in merito a diversi episodi che si sono verificati nella nostra comunità nelle ultime settimane e mesi, compreso il Consiglio Comunale del 27 aprile. In qualità di capogruppo del gruppo consigliere Siamo San Pietro in Lama, ho il dovere e l'opportunità di tutelare tutto il gruppo, nessuno escluso. Tutelando il gruppo, tutelo anche le centinaia e centinaia di cittadini che ci hanno votato e che hanno creduto in noi. Cittadini che credono a noi e ci sono ancora accanto, nonostante il fango, nonostante lo sporco che ci viene lanciato addosso in più tempi e più modi, sempre rigorosamente alle spalle, come fanno solo i codardi, i diffamatori e i calunniatori. I calunniatori sono come il fuoco che annerisce il legno verde non potendo bruciarlo, Voltaire. È giusto conoscere, sapere, accendere la luce, anche se questo a volte a qualcuno che occupa i piani alti, se a qualcuno di tutti questi soggetti, potrebbe non piacere, potrebbe non essere gradito. Forse preferirebbero il silenzio, l'immobilità e perché no, forse l'apatica omertà. Si è toccato il fondo e è arrivato il momento di finirlo. Nelle ultime settimane ci sono diversi episodi che ci hanno visti bersagli involontari di diffamazione, mistificazione, lancio di fango. Si è utilizzata in maniera scorretta, viscida, piccola, molto piccola, l'arte malefica del dare le colpe di tutto e per tutto all'opposizione, colpe di tutto e per tutto ai quattro consiglieri di opposizione, in special modo al consigliere Gianluca Lelia. Lo dico qui davanti alla telecamera senza remore, senza dubbio alcuno. Finitela, il dibattito politico-amministrativo non è questo. Alla diffamazione noi non concediamo più spazio e stiamo valutando fortemente la possibilità di denunciare delle persone, tra cui una persona in particolare che riveste un ruolo in questa maggioranza. Si tratta di un soggetto che diffonde in maniera artefatta notizie e retroscena per cercare di uscire sempre pulito, sempre solo una versione, la sua. Amici cari, la calunnia è una serpe che passa attraverso le porte chiuse. Tutto questo poi a quale scopo? Forse con lo scopo di rovinare la nostra reputazione, forse di creare un chiacchiericcio intorno a noi, per far sì che qualcuno diffonda impulsivamente queste notizie senza pesarle e senza andare a valutare le bocche dalle quali sono uscite, finendo quindi a sua volta per diffondere il falso, creando un passaparola della diffamazione, come se fosse quasi un gioco di cattivo gusto, di bassissimo livello culturale e intellettuale. A proposito di alcune voci, invece, dico chiaramente con fermezza, noi consiglieri di minoranza non abbiamo né l'interesse né tantomeno il potere per incaricare i vigili a fare le multe ai cittadini di San Pietro. Non l'abbiamo mai fatto e mai lo faremo. Lo dico visto che è stata diffusa una favoletta che recita che noi vorremmo far fare le multe per divieto di sosta, specie in zona Paladini. Per quanto riguarda l'ordinanza del 3 aprile di chiusura di alcune vie cittadine, io garantisco per il consigliere Gianluca Lelia e confermo quello che lui ha affermato in merito nel suo video. Noi non abbiamo ostacolato, danneggiato e penalizzato assolutamente nessuno, nessun intervento con dolo è stato da noi fatto, sia chiaro nella maniera assoluta che la versione falsa e infangante diffusa da altri e da qualcuno è una versione della quale io mi vergognerei. Si vergogni chi l'ha maldestramente e codardamente generata. Condivido a 360 gradi le affermazioni e i temi trattati dal consigliere Stefano Nicolini nel video che mi ha preceduto. Noi non siamo un bersaglio, e se lo dovessimo mai diventare, pretendiamo, anzi esigiamo, un cecchino esperto, abile, ripeto, un cecchino. Rifiutiamo essere presi di mira da un guercio disattento e impulsivo, quasi come un cacciatore della domenica, perché ne verrebbe fuori, come sta accadendo, una ridicola e povera caccia alle streghe. Datevi da fare in ambito politico-amministrativo, rispettate le regole, le tempistiche, siate limpidi e tersi, concreti, ma cosa dico? Forse chiedo e pretendo troppo. Nulla è più veloce della calunnia, nulla si pronuncia più facilmente.
Nulla più prontamente si accoglie, nulla più ampiamente si diffonde. Cesare Cantù. E un consiglio al sindaco Raffaele Quarta: la smetta di dirci e di dire in giro che noi non ci accorgiamo delle cose gravi, ci fossilizziamo sulle vicende banali. Queste sue affermazioni fatte in diverse occasioni da più persone sono affermazioni leggere e molto preoccupanti. Se per lei infatti i problemi che mettiamo alla luce e trattiamo sono banali, e tali certamente non sono, mi consente di affermare che chissà di cosa lei ha conoscenza, quali sono le vicende da lei stesso definite gravi, di cui l'opposizione non avrebbe contezza, su quali questioni lei mantiene il segreto, facendo quasi pensare ad una sua volontà assoluta di non voler intervenire, di non voler fermare, ma bensì solo la volontà del permettere, del lasciare fare, del lasciare stare. Le ricordo che lei dovrebbe essere il garante della legalità e della trasparenza. Garante di tutti e non solo esclusivamente garante del suo consigliere politico e del suo ex vice sindaco, non sappiamo poi ancora per quanto ex, visto le voci che voi stessi diffondete. Amministrate da meno di 2 anni e già diffondete queste voci. Sembra infatti che vogliate per certo come vostro prossimo candidato il consigliere Tondo Salvatore. Sindaco, piuttosto che il maestro, il filosofo e a tratti addirittura quasi il dittatore durante i consigli comunali, si occupi e si preoccupi di tutto quello che succede quotidianamente sotto i suoi occhi, con un metro di giudizio imparziale e oggettivo, e assuma ogni decisione che le compete, con serena autonomia, senza lasciarsi condizionare nell'operato da chi che sia, compresi i componenti della sua squadra. Non tollererò più diffamazioni e attacchi gratuiti, diffusione di notizie false per rovinare la nostra reputazione politica e personale. Chi sbaglierà se ne assumerà tutte le responsabilità. Le querele raggiungeranno coloro che oggi si credono intoccabili e che si sono illusi che la loro parola, molto spesso falsa e sporca, valga più di tutto e tutti, ma non hanno capito con chi hanno a che fare. E probabilmente ci sottovalutano. C'è un grande bisogno di una ventata di interesse, di attività e di rispetto per il Paese e per tutti noi. Grazie.